Benvenuti a questa nuova puntata di Fare Storia. Parleremo di infermerie conventuali, di come questi luoghi abbiano nel tempo, nei secoli e prima dell'avvento di una moderna organizzazione sanitaria, garantito assistenza sanitaria alla popolazione delle comunità di riferimento. Un modo di coniugare cura dello spirito con cura del corpo. Non è raro trovare nella storia della medicina, incontrare personaggi del clero particolarmente esperti nella somministrazione di medicamenti o nella preparazione di medicinali per la cura delle più svariate malattie. È una tradizione questa che ha però origini assai lontane, viene dal Medioevo. Già nell'820 una mappa del convento benedettino di San Gallo mostra la presenza di un locale dedicato a infermeria conventuale e di un'abitazione dove dimorava il frate infermiere. Accanto troviamo un piccolo spazio, un piccolo terreno dove venivano coltivate le erbe officinali o alcune erbe officinali che servivano per la preparazione dei medicamenti. Col passare del tempo l'attività del frate infermiere si spostò anche sul territorio. Il frate infermiere usciva dal convento per curare nelle proprie abitazioni le persone che necessitavano di interventi terapeutici. Questo anche per far fronte alla mancanza di posti all'interno dell'infermeria conventuale. Vari concili però finirono per vietare questa pratica perché nella percezione stava in un qualche modo modificando proprio il ruolo e la funzione del frate infermiere. Importanti infermerie conventuali sono conosciute anche in Italia. Si possono citare l'esempio di San Galgano in Toscana, di Fossanova, ma tantissime altre infermerie conventuali furono soprattutto attivate presso i conventi della estesa capillare famiglia francescana. L'importanza di questi luoghi non è legato solo al monastero in cui sorgevano le infermerie conventuali, ma soprattutto ai personaggi che vi operarono e che vi hanno operato con grande fiducia da parte di chi a loro si rivolgeva. Sarebbero tanti i nomi da ricordare, ma fra tutti bisogna sicuramente citare Francesco Dal Bosco, detto il Castagnaro, per la realtà nazionale e per quella realtà più locale, quella trentina, padre Atanasio da Graulo. Con la riforma, con la normativa sanitaria settecentesca, viene però in un qualche modo vietato dall'autorità politica amministrativa l'esercizio di ogni attività ai frati infermieri. Questo dalla fine del Settecento in avanti si traduce proprio in normative di divieto. La figura e l'attività del frate infermiere vengono però ridimensionate proprio da quella stagione di nuove normative che vietano a chi non è in possesso di un regolare titolo di studio di esercitare la medicina o di esercitare comunque qualsiasi professione sanitaria. Il frate infermiere viene in qualche modo sempre più relegato all'interno del proprio convento e gli viene vietato di curare gli esterni, di curare le persone che non siano parte della comunità conventuale. Rimane però un legame forte fra queste figure, fra il convento, fra la comunità dei religiosi e la comunità circostante. Un legame che
prosegue per tutto l'Ottocento, per tutto il Novecento. Tutto questo è testimoniato e documentato nella Biblioteca Provinciale dei Padri Cappuccini di Trento. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La Biblioteca Provinciale dei Padri Cappuccini, nata nel 1970, raccoglie straordinari fondi di interesse generalista, ma soprattutto, per quello che è l'argomento di questa puntata, raccoglie dei manoscritti e dei volumi interessantissimi per quanto riguarda l'attività, la storia dell'attività delle infermerie conventuali. In particolare un manoscritto intitolato Manoscritto di Medicina che raccoglie una serie di rimedi, consigli terapeutici per l'assistenza dei malati. Tale manoscritto fu donato nel 1741 dall'arciprete di Lizzana al convento di Rovereto proprio per fornire uno strumento di lavoro al frate infermiere e all'infermeria conventuale di Rovereto che iniziò nel 1741 la sua attività. Il manoscritto si presenta interessante perché al suo interno sono raccolte più tipologie di fonti. Quelli che vengono definiti segreti medicinali sono una serie di rimedi attinti da fonti scritte classiche, attinte anche però da quella che era la tradizione orale. Frequenti annotazioni attribuiscono questi rimedi non solo alle opere di medicina più conosciute, ai classici della storia della medicina, ma attribuiscono i rimedi anche a un consiglio elargito da un altro frate infermiere, da un guaritore, da un sacerdote, da un medico, e quindi i livelli di conoscenze che si mescolano in questo strumento appartengono sia a quella che potremmo chiamare cultura dotta, sia a quella che potremmo chiamare cultura popolare. È utile nell'asma, nel catarro, provoca i starnuti, muove potentemente i mestrui e l'orine, mitiga i dolori colici et isterici, risana i vasi interiori rotti, eccellente nel cacciar la renella et i calcoli, smorza facilmente il sudore et alle volte il vomito e perciò giova nelle malattie e febbri croniche diuturne. Ma nelle consunzioni è capace d'altro, per dissolvere il sangue rappreso anche da gran tempo dentro del corpo, a chi impedisca il moto o respiro è di tanta virtù et efficacia, ch'appena si trova altro semplice simile nel triplice regno della natura. Si chiama meritatamente la panacea de caduti d'alto, perché subito ricevuta per bocca si porta con tanta possanza al luogo affetto e ricerca i nascondigli del sangue ripreso ch'alle volte ha causato ivi gran dolori e somma difficoltà di respirare. Se si prende in grande dosaggio, dove questo male è invecchiato e contumace, le quali cose però insieme di nuovo s'acquetano o col spontaneo vomito o salasso, con la bramata recuperazione della sanità con intiere forze e dove non trova contrapporsi neanco causa effetto alcuno. A dirigere questa biblioteca è padre Gabriele Ingegneri, che ho incontrato e al quale ho rivolto alcune domande per indagare con lui ciò che è rimasto di questa antica tradizione delle farmacie conventuali nell'attuale vita dell'ordine. Thank you.
vita dell'ordine oggi, continuano le infermerie conventuali, diciamo, anche se oggi il concetto è un pochino cambiato. Per infermerie nei conventi dei Cappuccini si intendevano le stanze, alcune stanze del convento che erano adatte per ospitare malati o frati anziani e c'erano pressappoco in ogni convento. Nei conventi principali invece c'era anche una farmacia, c'era del personale più esperto, dal semplice frate che guardando un pochino con l'esperienza imparava, a frati che invece avevano studiato, che anche da frati, ricordo l'esempio di uno che era originario di Rovereto, che per seguire un ambasciatore veneto a Costantinopoli si è preparato e è andato a studiare un po' di medicina all'Università di Padova. Ecco, a Rovereto c'era una di queste infermerie principali e lì c'erano appunto le medicine, c'erano dei frati più esperti, c'era anche qualche medico ogni tanto, i frati seguivano sostanzialmente anche loro la disciplina che riguardava i sacerdoti. Ai sacerdoti era proibito esercitare la medicina, però in casa qualcosa potevano fare. E succedeva che qualche medico, già laureato, già anche con esperienza, decidesse di farsi frate. Allora, ecco, in queste infermerie c'era un salto di qualità. Il rapporto con l'esterno. Il rapporto con l'esterno era un pochino delicato perché c'era questa proibizione di esercitare la medicina. In qualche convento in giro per l'Italia in realtà qualcuno lo faceva verso i poveri e in modo particolare in tempi un pochino più difficili. Vabbè, sono classici i ricordi dei Cappuccini nei lazzaretti, dal Manzoni in avanti, ma l'input veniva dal primo Cappuccino Matteo da Bascio, che ha cominciato assistendo gli appestati, e se vogliamo ancora più indietro, dallo stesso San Francesco che dice: mi sono convertito quando ho incrociato i lebbrosi. L'articolo 32 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. A differenza del passato e di altri paesi, in Italia nessuno quindi dovrebbe essere escluso quando si tratta di prevenire o curare malattie. Il Sistema Sanitario Nazionale è stato istituito dalla legge numero 833 del 1978 e si basa su tre principi fondamentali: universalità, cioè uguali diritti di accesso alle prestazioni del servizio sanitario, solidarietà, tutti contribuiscono al finanziamento del sistema in base al proprio reddito, uniformità, per cui viene garantita la stessa qualità di servizi a tutti e in tutti i territori. Sappiamo che nonostante gli sforzi fatti, nella realtà questi principi non vengono sempre rispettati ed è compito delle istituzioni evidenziare eventuali disuguaglianze, contrastarle e porvi rimedio. Facciamo un esempio. I consigli dei medici riguardo agli stili di vita sani sono utili per indurre dei cambiamenti positivi nelle abitudini delle persone, ma nonostante gli stranieri siano più a rischio di avere stili di vita poco salutari, ricevono sistematicamente meno consigli da parte dei propri medici. Solo il 29% delle persone con obesità provenienti dall'Africa subsahariana riceve consigli sulla sana alimentazione, mentre per gli italiani si tratta del 52%. C'è evidentemente qualche difficoltà da parte dei medici nell'affrontare il tema dell'alimentazione con i loro assistiti stranieri e per questo il Dipartimento Salute e Politiche Sociali ha sviluppato, insieme all'azienda sanitaria FBK e alla WISP Comitato del Trentino, il progetto Smuovi la Salute. In particolare, attraverso un'app da scaricare sul cellulare, le persone possono avere consigli più mirati e tenere aggiornato il proprio diario alimentare, in modo da rendersi conto di cosa mangiano e quanta attività fisica fanno in settimana. C'è poi un libro di cucina con ricette di tutto il mondo, facili e sane, scritti insieme agli immigrati che vivono in Trentino. Contiene 62 ricette di 25 paesi diversi e vuole promuovere una sana alimentazione e un'interazione positiva tra culture. Il libro è gratuito e scaricabile dal sito www.trentinosalute.net. In questa puntata di Fare Storia abbiamo parlato di infermerie conventuali, di come le comunità di frati, francescani, cappuccini, si siano
occupati della propria popolazione, garantendo una sorta di diritto alla salute, un problema sicuramente di grande attualità. Su questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.